Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come state? Io sto bene. Oggi è giovedì 15 e sono le 8 e mezza. In realtà sono sveglia dalle 7 perché dovevo fare una chiamata per fare delle analisi del sangue e prenotarmi, quindi per fare queste analisi del sangue. E le prenotate per oggi è l'una, sostanzialmente. E posso mangiare tutto perché non sono analisi del sangue che mi guardano la glicemia, ma mi devono guardare un'altra roba, e che è risultata dalle analisi del sangue che ho fatto quando sono andata a donare. Tutto un po' contorto. In ogni caso, e se vedete che a colazione oggi non c'è la frutta, è perché proprio non c'è in casa. Cioè, di solito io la mangio. Se guardate anche i video Wednesday dei vecchi, io la mangio sempre a colazione e a cena. E però oggi letteralmente non c'è frutta in frigo. Infatti sono un po' disperata. Perché c'è la tenera, sono disperata, però mi dispiace perché c'è la frutta, quella che mi rinfresca la colazione. Quindi, comunque, oggi per colazione ho fatto questo qua porridge in un minuto di Prozis. È la prima volta che lo faccio, e letteralmente qua dietro c'era scritto di farlo aggiungendo acqua bollente. Io l'ho fatto, adesso vediamo com'è. Poi ci ho aggiunto anche lo yogurt di soia, il burro di arachidi, che è questo qua. È buonissimo, infatti è quasi finito. Vi ricordo che se volete comprare su Prozis avete il mio codice sconto, che è FEDEC, e mi date una piccola commissione, e voi avete il 10% di sconto più omaggi, a seconda del periodo in cui fate l'ordine. E per sapere che omaggi ci sono, basta che andate sul mio Instagram, è pubblico, cioè non è che ci dovete andare perché così mi seguite, è letteralmente pubblico, e ogni tanto nelle storie metto la locandina. Quindi così per farvi sapere. E niente, adesso io vi faccio il caffè, che mi sono dimenticata di farmi. Che poi il caffè in realtà è un po' blasfemo dire che mi sto facendo il caffè, perché in realtà è semplicemente latte che io utilizzo, quello di soia, quello di mandorla, oppure quello vaccino normalmente, e con il caffè solubile, che in questo caso è anche decaffeinato, quindi c'è proprio così. E poi ci aggiungo l'acqua bollente, quindi tipo una specie di americano macchiato, fate finta di niente. We had a good time from what I remember. Ok amici, io sono andata a fare l'analisi e sono tipo le 12:45, quindi sono in ritardo come al solito, ma non sarei io se non fossi in ritardo. Mi sono cambiata, mi sono vestita così, molto easy peasy perché non ho voglia di vivere. Quindi adesso vado, spero sia veloce perché devo studiare. Stamattina in realtà ho editato un video che ho appena caricato, ovviamente ho trovato un errore dopo averlo caricato, però va bene lo stesso, sono tipo due clip che sono state schiacciate, sono schiacciate. Quindi non ho studiato perché appunto dovevo editare quel video. Adesso vado e così poi torno il prima possibile perché devo studiare, perché teoricamente ho un esame, e però mi sa che non riuscirò a darlo perché sono un pochino indietro. Però vabbè, tanto metterò un appello anche a novembre tipo, quindi va bene così. E io vado perché sennò mi perdo in chiacchiere, ci sentiamo quando torno. Tornata come nuova, sono già rimessa da casa perché sono uscita con i pantaloni lunghi e si crepava di caldo. Mi sono fatta il prelievo e dovrei tipo sapere queste analisi oggi. Vabbè, io intanto faccio le mie cose. Sono le 2 spaccate e adesso io mangio perché mio fratello ha già mangiato, ovviamente, perché non, io avevo l'appuntamento all'una, quindi diciamo che loro hanno già mangiato. Mi preparo da mangiare e poi vado a studiare perché necessito. Adesso qua sto tostando il pane. Questo qua semplicemente non è perché non ho il pane fresco, se no avrei mangiato il pane fresco. Lo sto tostando che io amo il pane caldo e sostanzialmente lo metto qua. E poi lo schiaccio così in modo tale che tipo diventi tipo più colorato, ecco. E poi qua invece mi ho fatto una mega giga enorme insalata in cui ho messo questa ricotta, e dopo ci vado ad aggiungere anche l'olio, eccetera. E questa è la mia insalata finale, è tipo un botto. E alla fine ho aggiunto anche questo pollo al forno qua che c'era in frigo che andava finito, e delle cipolline. E appunto i semi di sesamo. Qua c'è il pane, mentre qua c'ho le mie amatissime salse. Questa barbecue, ragazzi, è buonissima. Cioè, io sono drogata di questa salsa. E questa salsa messicana che è strapiccante e
ed è buonissima. Cioè, queste due salse ve le consiglio e sono un pochino più particolari rispetto al ketchup alla maionese classiche. Video, altro pacco. Stavolta, ragazzi, è davvero enorme. Un botto. Niente, lo apriamo insieme. Io ogni volta che devo aprire i pacchi, cioè impazzisco. Tendo dalle gallette, che in realtà queste le ho già provate. Poi ho preso la stessa tipologia di gallette, però con il cioccolato bianco. Queste gallette ho preso sempre delle gallette, queste però sono al riso e cioccolato fondente. Ho preso questi, tipo i cereali della Kellogg's, sostanzialmente. Più buoni, ragazzi, straconsigliati, cioè sono davvero buonissimi. Poi c'è il cioccolato che io impazzisco quando, cioè, quando c'è il cioccolato io proprio morta. Ho voluto provare a prendere queste barrette qua, sono barrette melty brownie, burro di arachidi al caramello, biscotto e crema. Questo che è una brioche con dei gocce di cioccolato, muffin con il cioccolato ovviamente. E sono fatti così, in pacchetti da due, e così stra carini. Con questi prodotti fate molta attenzione alla scadenza, perché è un attimo che vi scade. Morta, non mi ero accorta, ho preso il pacco anche grande, cioè la stessa identica cosa, però grande e piccolo. Sono un po'... io quando faccio gli ordini sono sempre un po' sbadata, cioè prendo cose un po' strane. Devo provare questa crema. E infine ho preso, cosa che non c'entra niente perché poi ho altre robe lì dentro, questo che è una roba per i capelli. Passo adesso ai vestiti. Qua ho i vestiti. Questi sono quelli di cui mi premeva di più. È più considerabile, più il cuore di seno, secondo me. Bustine, non so se vedete. Un tessuto morbidissimo. Questo top che ho visto ovunque. Non so se riuscite a capire, magari dopo quando è indossato si capisce meglio. Adesso è al contrario. Ho preso una M, prima volta che prendo una M, ma mi sembra grandissima. La S non mi stanno più. Ho il dorso troppo grande per le S, a quanto pare. Ho preso questo, metto così. Sostanzialmente rosa. Non che io mi metta il rosa, però per dare un po' di colore, no, al mio guardaroba. Poi ho preso questa, che è una canotta. In realtà non l'ho presa per me, quella. È strabella, cioè se lui non la vuole me la prendo io, cioè. Così. Strabella. E passiamo adesso ai leggings. Dei leggings ho preso dagli AS, grigi, normalissimi, che non li avevo. E perché di questi due sono azzurri e rossi, che hanno lo scrunchy qua dietro. E infine ho preso, come cavolo si apre, ho preso questi che in realtà sono stracuriosa di provare. Fatti così, sono un po' particolari, cioè non sono molto il mio stile, perché io appariscenza non voglio, cioè non voglio apparire, cioè non voglio essere appariscente. Però vabbè, ho provati, c'era anche bordeaux, però bordeaux forse sarà stato molto appariscente, quindi ho evitato. Questo è il top, stra carino, in realtà la M mi sta da Dio. E per il top sto parlando. E fatto così, niente, questo, guardate quanto mi fa grossa. Il secondo top. Questo è il top simile al reggiseno, vi giuro è morbidissimo, cioè si sta da Dio. Quindi niente, adesso io metto a posto tutta sta roba e poi metto a studiare letteralmente stavolta. Se mi vedete qua dentro sapete cosa saprà accadere. Io sto per fare il mio pasto pre-workout, sono le 6:05 e... appunto devo fare il pasto per workout perché oggi vado in palestra tipo per le 8:30-9. Voglio provare questi. Qua ho yogurt greco con mela e qua c'ho la restante mela che qua dentro non ci stava. E qua, ragazzi, c'ho tipo una montagna di fette biscottate, che queste sono quelle della Mulino Bianco integrali. E qua c'ho appunto il waffle che adesso andiamo a provare insieme. Waffle che non so se devo riscaldare, però... chi se ne frega. Per essere buono è buono, cioè sa di vaniglia. Non è male in realtà, è buono, cioè sa di quello che deve sapere. Poi in realtà i waffle, cioè se non li farcisci,
di poco sanno. In realtà questo sa un botto di vaniglia. Io sono cambiata, come potete vedere. Mi sono messa i leggings nuovi e il top nuovo e sto andando in palestra. Anche i calzini di Prozis, ragazzi, oggi tutto. Oggi sono tutta Prozis, assurdo. Prendo il pre-workout. L'ho preso perché sono un botto stanca e la voglia di vivere sta cadendo. E quindi niente, adesso io vado in palestra, tanto oggi stacco, e con la mia cintura che vi ho fatto vedere nello scorso video, e la mia bimba, e niente, noi ci sentiamo quando torno. Per notare dalla mia faccia disfatta, sono appena tornata, questo era il fit comunque, mi ero messa questa qua, e sono le 11. E perché sono andata a piedi, quindi ci ho messo un po' a tornare, ad andare a tornare. Comunque oggi ho fatto stacchi, in realtà non c'era nemmeno tanta gente, quindi bene bene. Ho fatto stacco, ho fatto stacchi pesanti, cioè soggettivamente per me. Ho fatto il mio PR, ho fatto 105 kg. Sono contentissima. E il mio PR, tra l'altro, era RP8, il che vuol dire che in realtà non è cedimento, cioè non è, cioè potrei fare tipo SRP10, mettete conto 110 kg, RP8 è fatico, cioè devo far fatica, però non devo morirci, capito? E gli RPE sono un po' difficili da comprendere. E in ogni caso adesso mi lavo. Sono contentissima. Adesso mi lavo e tra l'altro mi vedo bene, cioè oggi mi vedo bene. Benino, mi vedo benino. Comunque adesso vado, spallina, guardate, e mi lavo e vado a mangiare che sto morendo, vi giuro sto morendo di fame, a metà allenamento stavo morendo di fame. Comunque stra approvato, cioè ero carica a bestia, cioè proprio carica a bestia con quello, cioè proprio. Ho fatto il pranzo, mi sono fatta il porridge, anche ho aggiunto yogurt di soia e marmellata di albicocche. E la farina e poi il nut choc, ragazzi, è spaziale, cioè ve la consiglio. Direi di concludere qua il video, dato che secondo me è diventato lunghissimo tra l'unboxing eccetera, e spero che vi sia piaciuto e che appunto vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un grosso bacio enorme e noi ci vediamo in un prossimo video.